Buonasera a tutti, sono Luigi Onera, questo è perfettamente sul Battle Version Age Up con lo showcase della nuova LR Dokkan Fest Tanabata, ovvero Vegeta Trunks LR Int, la Family Gilly Cannon. Oh ragazzi, abbiamo finalmente un LR che ha senso mostrare in Red Zone. Tra l'altro, prima Red Zone di Omega Testata, dopo innumerevoli tra me, Blasi, Redson Broly, in cui si comporta molto bene il PG, ma ha bisogno comunque di un culo stratosferico. Tutte le morti non sono state a caso sua, ma sono state a causa del sesto PG che viene giocato nel team, perché il team si giocano con 6 PG più amico. Purtroppo lo so, è una cosa terrificante, ma è così. Con Omega invece, first try, first win, proprio easy, easy, easy. Il team che andiamo a utilizzare è un team doppio family, in quanto così abbiamo le due prime posizioni completamente occupate. Abbiamo poi Red Boys e Monkey Boys, per ovvie ragioni, sono migliori PG del gioco, cioè difficilmente potete oggi trovare roba migliore di loro. Goku quarto, in quanto comunque ha un active che fa dei danni belli seri. Può far molto male, ci permette di velocizzare una fase 2 che sarà infinita, ragazzi. La fase 2 di Omega non finisce, continua imperterrita. E infine abbiamo Gogeta LR, utile più che altro per la recovery e per avere un altro fisico da usare come tank. E Dulcis in fondo come sesto PG, gli androidi tech che si beccano la loro bel 170% e sono molto utili, ragazzi, come sesto PG, come terzo in turno, per avere dell'all manipulating, per avere un annullamento di special, per avere del seal. Fanno tanto e tankano se gli lasciate abbastanza orb, quindi non preoccupatevi. No, scusate, mi ero confuso in questa run. Non ho giocato i Red Boys, ma ho usato Gohan Esa. Tank ottimo, la battuta Gohan tanca, funziona qua dopo diversi turni. Come potete vedere, la fase 1 viene abbastanza affrontata facilmente. Qua ho preferito giocare Goku primo perché pensavo potessimo provare con un bel criticozzo a buttarlo. La Family purtroppo non fa danni eccessivi, salvo che non passino tutti i 14 additional, però funziona. Qua, come potete notare, arriviamo praticamente a uccidere la fase 1. La fase 2 è una rottura di scatole, ma è una grande rottura di scatole. È l'unica fase davvero complessa che, tra l'altro, può dare decisamente dei problemi per quello che riguarda il nostro caro Monkey Boys. Infatti, mi costringe a utilizzare la active degli androidi in modo da avere un Ghost Usher. E così non aver problemi di sorta con i Monkey e poterli ancora caricare le stats. Noi andiamo tranquilli, facciamo i danni che riusciamo, non dobbiamo neanche preoccuparci di caricare troppo gli androidi e andiamo avanti. Gli androidi, ragazzi, non best tour del gioco perché purtroppo come leader sono rimasti indietro, però è tra i migliori support. Peccato non abbia 14 categorie in cui giocare. Ma quando iniziate ad avere PG molto forti che li possono giocare in determinate composizioni di team, fidatevi che li giocherete perché vi danno davvero un supporto assurdo. Felicissimo di aver preso l'ability coi coin dopo aver trovato la prima copia. Qua siamo molto più tranquilli, abbiamo modo di tankare il tankabile, abbiamo anche molti danni che subiremo purtroppo. Ma vabbè, qua dobbiamo cercare di chiudere con una media velocità, in quanto comunque due Wiz abbiamo, dobbiamo stare un attimo attenti. La Family sui 4 milioni li carica abbastanza semplicemente, quindi su quello non dovete preoccuparvi. Riuscirà a fare abbastanza male. Goku quarto, idem 7 milioni, non ha problemi. E Gogeta comunque il suo bello lo riesce a fare tra evasione e altro. Altro turno. Qua proprio problemi zero, non ci tocca neanche fondere i Monkey, in quanto, come potete notare, stanno in posizione centrale, possiamo caricarli ancora. Abbiamo infinita damage reduction su Gohan, quindi
non beccandoci neanche sopra la special, siamo proprio easy cheesy lemon squeezy. Possiamo tranquillamente continuare a picchiare Omega il più possibile e andare a cercare di chiudere la fase più pericolosa avendo numerosi fisici. Qua tra additional, critici e altro gli facciamo un ottimo turno, che poi in realtà è ancora lì Sharon in questa fase, mi sembra. Sì, quindi in realtà Omega è solo la fase finale. Ok. Ora iniziano i turni un pochino più al cardiopalma, che per chiudere prima mi comportano usare l'active di Goku. Ragazzi, non abbiate paura a sprecare tra virgolette active o altro, per il fatto che a volte sarà molto più comodo utilizzarla che non utilizzarla. L'active di Goku ha fatto quei danni che ci cercano di dare la possibilità di chiudere in questo turno, perché portare troppo avanti questa fase è troppo pericoloso. La fase successiva viene molto più giocata e giostrata alla perfezione. Infatti andiamo con Goku che lancia il suo bel criticozzo e poi gli androidi chiudono la fase. Perfetto, ottimi androidi. O almeno così doveva essere. E invece no. E invece no. È rimasto con uno di vita e quindi andiamo con Gogeta e tutto quanto. Per fortuna almeno non ci fa attacchi pre-special e ne approfittiamo per fare una carica ai Monkey Boys. Qua è stata proprio culo nella sfiga, diciamo. Carichetta dei Monkey Boys bonus e ci sta. Omega, allora, qua abbiamo come al solito il caricamento per la sua ultimate. Qua tra l'altro abbiamo un'altra botta di culo su come turno, possiamo tranquillamente caricare e cercare di fare il più danno possibile. Siamo anche in Dokkan poi. Qua abbiamo avuto un po' di sfortuna. Scusate, perché il Dokkan sarebbe stato meglio averlo al turno dopo. In realtà sì, è un giro, detta come detta, perché in alcuni contesti sarebbe stato meglio averlo chiuso, aver fatto la Gogeta, Dokkan con Gogeta e altro. In altri contesti anche così ha il suo perché. Ha il suo perché. Abbiamo fatto dei dannetti, potremmo ricaricarci gli HP in fronte ad alcuni attacchi ben riusciti di Omega. In realtà qua ho sbagliato a usare Whis, ho potuto attivare tranquillamente al prossimo turno, che tanto non correvo chissà quali rischi. Qua preparatevi al turno più bello di tutti. Qua intanto andiamo in Gogeta quarto. Eccoci. E mo so cavoli per Omega. E mo so davvero cavoli per Omega. Qua sì, ho preferito, grazie anche al fatto che abbiamo Whis attivo e tutto, giocare primo Gogeta. In modo da cercare di vedere un po' come andava. Additional anche, Gogeta picchia ragazzi, poco da farci. E poi ci pensa la family. Qua come vedete abbiamo possibilità che ci lanci la special contro chi? Proprio contro gli androidi, che quindi sapete benissimo cosa vuol dire che Omega ci lancia la special della vita e gli androidi la guardano e ci ridono contro. Fantastici. Quasi qualsiasi altro PG sarebbe imploso. Qua non abbiamo più Whis, colpa dell'errore di averlo usato in fase 1, che un pochino si sentirà, ve lo dico, perché qua le buscheremo un po'. Però d'altra parte ci serve scendere gli HP, perché iniziamo ad averne decisamente troppi per i miei gusti. Ci permetterà al prossimo turno di fare praticamente un OTK. Qua abbiamo avuto anche un po' di culo ed è finita. È finita, andiamo a lanciare il Big Bang energetico e il nemico ci saluta. Era molto semplice, abbiamo usato i PG migliori del gioco, sì, però molto più semplice e fattibile di Broly. Io vi ringrazio, vi vediamo al prossimo video e buona serata.